per quelli che non l'hanno già copiato, vi do pochi secondi per farlo, ve lo commento. Quello che voglio fare è verificare questa formula qua, con un esempio, ok? Quindi l'esempio che prendo è un cavo glaciale. Ah, voi fate pure casino, io ho la musica nella mia testa, io sono in un altro mondo di più. Io voglio verificare questa forma con un esempio, ok? È un esempio. Quindi c'è un certo volume in cui c'è un certo campo magnetico e voglio calcolarlo e dimostrare che per la forma che io ho scelto equivale a un mezzo L I quadro, dove il I è il coefficiente di autoinduzione e la I è la corrente che sta circolando, perché senza corrente non avete campo magnetico in questo contesto. Poi ci sono, questa è una corrente di conduzione, poi parleremo, penso, forse oggi stesso, domani, delle correnti di spostamento. Allora, la forma che voglio considerare è un cavo glaciale, eccolo qua. Quindi avete un cavo interno e un cavo coassiale al primo, di raggio diverso, quindi quello piccolino a raggio A piccolo, quello esterno a raggio B piccolo. Per semplicità, supponiamo che la corrente di andata nel conduttore interno sia superficiale, sia una corrente che circola sulla superficie. Quindi il campo magnetico all'interno del conduttore interno è zero, e invece ecco, questo è il campo magnetico in funzione della distanza dall'asse, ok? Dall'asse di questo sistema di cilindri coassiali. E quindi di nuovo questa distanza dall'asse, attenzione, quindi per distanza inferiore al raggio del conduttore interno il campo magnetico è zero in questo esempio, perché ho immaginato che la corrente I di andata sia solo sulla pelle del cilindro, non dentro il cilindro. Come contribuirebbe a questo calcolo un'eventuale densità di corrente qua dentro, o quindi con una corrente che vada anche nel volume, lo faremo all'orale. Quindi generalizzate sto conto. Quindi questo è il campo magnetico nell'intercapedine, e fuori dal cilindro esterno il campo magnetico è zero. Perché? Perché la legge di Ampère dice che se prendete una curva chiusa, la circuitazione di B sulla curva chiusa è uguale a mu zero per la corrente concatenata. Quindi se voi prendete una grande curva di Ampère che comprenda anche il cilindro esterno, è chiaro che la corrente concatenata è la somma algebrica della corrente di andata e della corrente di ritorno, e visto che sono uguali, la corrente concatenata, ma di segno opposto, se è una somma algebrica, quella di andata avrà un segno opposto alla corrente di ritorno nella formula di Ampère, ecco che la corrente concatenata netta è zero e quindi il campo magnetico è zero esternamente, d'accordo? Quindi avete un campo solo nell'intercapedine. Quindi io voglio calcolare il coefficiente di autoinduzione. Allora, considerate, questo ovviamente è un cavo che ha una sua lunghezza, considerate un tratto, ecco un tratto di lunghezza L, dove L è meglio indicarlo con lettera piccola. E quindi immaginate la superficie questa qua, quella superficie là, e calcolate il flusso del campo magnetico attraverso quella superficie là, quello è l'autoflusso. Come cambierebbe se ci fosse corrente anche all'interno del conduttore interno,
Questa superficie rossa dovrebbe essere stesa fino all'asse e faremo questo controllo orale, pensateci un attimo. Quella è la superficie rossa, voglio calcolare il flusso attraverso la superficie. Quindi il flusso attraverso la superficie rossa, di color salmone, come lo organizzo? Lo organizzo nella sommatoria del flusso di varie strisce, perché i punti che hanno la stessa distanza dall'asse, questo è l'asse, no? I punti che hanno la stessa distanza dall'asse hanno lo stesso campo magnetico e quindi organizzo il conto in strisce, questo conto l'abbiamo già fatto e quindi sapete che questo è il campo magnetico, che quindi mu0i2π, la dipendenza da 1 sulla distanza dall'asse, questa è la larghezza, l'area della striscia com'è, è larga delta x ed è lunga l, ok? Quindi il prodotto di L per delta x è l'area di questa striscia qua. Quindi questa quota qui è L, questa quota qua è delta x, quindi delta x per L vi dà l'area, e poi dovete moltiplicarlo per il campo magnetico, quindi dei punti di quell'area lì. Dovete sommare su tutte le strisce per avere una stima dell'autoflusso. E questo è un conto che abbiamo già fatto, vedete che c'è la lunghezza del tratto e il logaritmo naturale, perché questo diventa l'integrale di 1 su x in dx, no? L'integrale in dx l'integrando 1 su x, che è il famoso logaritmo naturale. E quindi questa è la formula, come vedete questo è il coefficiente di autoinduzione del tratto di lunghezza L. Quindi uno può parlare del coefficiente di autoinduzione per unità di lunghezza, e stamattina che ero veramente mezzo addormentato l'avevo indicato con L cappello, tanto per distinguerlo da questo, che quindi è L diviso la lunghezza del tratto, quindi questi sono un certo numero di Henry al metro, e vedete che quando dividete per L piccolo la lunghezza del tratto avrete qualcosa che prende le sue dimensioni dalle dimensioni di mu0, perché questo è una... Questo ovviamente è l'argomento di una funzione trascendente adimensionale, e le dimensioni di questa roba viene dalle dimensioni di questo prodotto. Quindi quando dividete per la lunghezza vi rimane le lunghezze di le dimensioni di mu0. Quello mettetelo da qualche parte, scrivetelo da qualche parte. Adesso calcolate questo signore qua. Ok, questo è un integrale di volume. È un integrale di volume. D'accordo? Allora, a rigore, voi state integrando in dx, dy, dz, però questo integrando non dipende, dipende in un modo molto particolare da x, y e z. Tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'asse hanno lo stesso valore. Quindi vi conviene organizzare il calcolo dell'integrale di volume in un modo intelligente. Quindi quello che farò è di dividere il volume, qual è il volume, l'intercapedine tra il cilindro interno di raggio A e il cilindro esterno di raggio B, organizzo l'intercapedine, il volume dell'intercapedine come la somma di tanti volumi di cilindri. Forse è più facile guardare il disegno. Individuato in rosso una corona circolare, e poi immaginatela lungo L, la lunghezza del tratto di cavo che stiamo considerando. Quindi dovete immaginare un cilindro rosso che ha una certa lunghezza L e ha una certa, la sezione trasversale di questo cilindro ha una certa area, c'è un raggio interno e un raggio esterno. Quindi cos'è questo rumore? Hello? Silence, silenzio. D'accordo? Quindi l'area rossa della sezione trasversale di questo cilindretto, con un certo spessore, l'area è 2πRI per delta RI. Quindi delta RI è lo spessore, d'accordo? 2πRI è la circonferenza, lo spessore vi dà l'area rossa, poi dovete moltiplicarlo per L per avere il volume del cilindro, d'accordo? Quindi qual è il volume del cilindro? Tutti i punti che sono all'interno di quel cilindro condividono lo stesso valore di B. Qual è il problema? Coraggio, fate... che c'è? Passi slow. Cosa c'è dietro?
Allora perché no, se... sono per me. Dagli una gomitata, poi propaga una gomitata, lui c'è la propagazione della gomitata, no? Finché non colpisci uno che è completamente innocente. Per favore, dai. Questo è il valore di B al quadrato, 1 diviso 2 più 0 ovviamente, cioè il valore comune di B del campo magnetico in tutti i punti all'interno di quel cilindro rosso è condiviso. E quant'è? È mu 0 I diviso 2 pi greco RI. Cioè questo è il valore del campo magnetico per tutti i punti dentro quel cilindro rosso. Va elevato al quadrato perché sto calcolando questo oggetto e va premoltiplicato per 1 su 2 pi greco mu 0. Questo è l'oggetto. Quindi sto stimando questo integrale di volume come la somma del contributo da vari cilindri, ognuno di spessore RI, e metto assieme i pezzi con un po' di pazienza, tiro fuori dalla sommatoria tutto quello che non dipende da R, che è la variabile su cui integrerò, no? Quindi porto fuori l'1 su 2 pi greco mu 0, porto fuori mu 0 I al quadrato 2 pi greco al quadrato, eccolo qua. E che cazzo, cos'è sto rumore? Ma cosa c'è? Io non vado avanti. C'è qualcosa che sto dicendo che non capite, vi state interrogando, cos'è sto passaggio, non capisco. Qual è il motivo delle chiacchierate? Non lo capisco. Questo in realtà è il tempo perso, potrei cancellarlo perché è stato su per 3 ore, no? Dalle 11 alle 2, è stato su per 3 ore, avete tutto il tempo di trascriverlo, capirlo e cancellarlo. Invece sto facendo la cortesia di come si dice, declamarlo. Quindi portate fuori dalla sommatoria tutto quello che non dipende da R. Guardate, avete 1 su R quadro, d'accordo. Avete questo R e avete delta R. Tutto il resto va fuori. Logorio della vita moderna. Merrei uncinare. Ah, voi siete troppo giovani, non conoscete quella pubblicità. Per un po' hanno fatto Carosello in TV, l'avete visto? C'era quel famoso carosello del signore che si tutti in mezzo alla piazza con le macchine che girano attorno, sul suo tavolino, e si beve uncinare. Ok, lascio a voi verificare tutte le eliminazioni. Ovviamente questo rimane una sommatoria di 1 su R per delta R, quindi questo qua diventerà il solito integrale, no? L'integrale dx di 1 su x, il logaritmo naturale con gli estremi da a piccolo a b piccolo, cioè da state integrando da qua a qua, ok? E quindi raccogliete i pezzi e vedete, e vi rimane questo. E ovviamente per ispezione tutta questa roba qua, è proprio questo. E quindi ho verificato, d'accordo, che l'integrale di volume di 1 su 2 mu 0 modulo quadro di B è proprio un mezzo L per I quadro, d'accordo? Un altro esercizio così per farsi domande, visto che, perché no, mi state dando motivo di farvi un sacco di belle domande all'orale. Questo è una sfera di rame, di raggio R, isolata, non c'è altro, c'è solo l'infinito, d'accordo? C'è solo l'infinito. Conoscete la capacità della sfera? L'abbiamo fatto. Questa è la capacità della sfera, accoppiata capacitivamente con l'infinito. Tutte le linee di campo elettrico vanno dalla sfera all'infinito, copiamento capacitivo intero, completo. Quindi verificate che l'integrale, anche per questo caso, come abbiamo fatto stamattina, dove abbiamo verificato che il calcolo dell'integrale di volume del campo elettrico tra due piastre tornava, no? Fatelo anche per la sfera isolata, fatelo. No, un esercizio di calcolo di un integrale di volume, di quelli semplici che il professor Luis darà.
verificate che questo è uguale a 1/2 c v quadro, dove il c è questo e dove il v, questo è 4πε0r, e dove il v è questo, perché questa è la differenza di potenziale che c'è tra la superficie della sfera e l'infinito. Verificato, cioè che in questa formula CV quadro, questo va il V va inteso come la differenza di potenziale ai capi del condensatore. Quindi il condensatore di una sfera isolata è la superficie della sfera e la superficie all'infinito. Quindi qual è la differenza di potenziale? Cosa qua e qua? All'infinito, visto che la sfera è racchiudibile in una scatola di dimensione finita, si sceglie normalmente il potenziale all'infinito uguale a zero. Quindi quel delta V che appare qui è proprio il potenziale per i punti della sfera meno quello dell'infinito. E quindi ecco, fate il conto, come si fa? Come fareste? Vi alzate e venite a lato appello o adottate le mani che cercate di pensare? Allora, siccome voi conoscete il campo elettrico di una sfera, perché abbiamo usato la legge di Gauss per dedurre la sua forma, sono tante cose che sapete, questo signore lo sapete, e sapete che il campo elettrico, come dipendenza dalla distanza, è per l'appunto 1 su 4 pi greco epsilon 0 la carica che è sulla sfera diviso R quadro. Questa è la dipendenza del campo elettrico per un punto qua, un certo punto che ha una certa distanza R dal centro della carica, ok? Quindi tutti i punti che hanno la stessa distanza dal centro della carica avranno lo stesso campo elettrico. Quindi qual è il modo migliore per organizzare questo conto? Come suddividiamo il volume? Quale volume? Questo volume qua, lo ridisegno, perché adesso è chiaro. Questo posso cancellarlo ormai. Qual è il volume? Dov'è il campo elettrico? Se questa è la vostra sfera di rame e questo è l'infinito, il campo elettrico qua non c'è. Il campo elettrico è qua. Nell'intercapedine, se vogliamo dire, tra la sfera, la superficie della sfera e l'infinito. È là che c'è il campo elettrico. Allora, questo volume, come lo dividiamo per fare una stima? Per fare una stima, qual è la strategia? Come vogliamo fare la stima? La stima è di fare una sommatoria dei contributi, ma come sono le forme? Qual è la forma più logica? Sono dei gusci sferici. Gusci sferici, ecco un guscio sferico, questo è un guscio sferico, trac, forse avrei dovuto disegnarlo in rosso per avere la stessa condizione cromatica dell'esercizio di là. Quindi questo è un guscio che ha un certo spessore delta RI, questo è l'iesimo guscio. Guscio. Qual è il volume dell'iesimo guscio? Tutti i punti all'interno di quel guscio condivideranno lo stesso campo elettrico. Questo qua, quindi questo è il campo elettrico dell'iesimo guscio. Facciamo così. Ok? Quello è il campo elettrico di tutti i punti che stanno nell'iesimo guscio. Quindi devo prendere questo, devo fare una somma su gusci, i gusci. Poi 1 su 2 epsilon 0 per il campo elettrico elevato al quadrato del guscio, quindi è 1 su 4 pi greco epsilon 0 q diviso ri al quadrato. Tutto questo va al quadrato. Adesso devo moltiplicarlo per il differenziale, quello che mi rappresenta il volume del guscio. Il volume del guscio cos'è? Di nuovo, come uno come fa? Pensa, qual è il volume di una sfera di raggio R
il volume è 4 terzi pi greco r cubo. Quindi come, qual è la derivata del volume se io se penso alla funzione, se penso al volume come la funzione di r, qual è la derivata del volume rispetto a r? Questo è 4 pi greco r quadro. Quindi questo qui lo posso scrivere nella forma di differenziale, in cui dico che il differenziale del volume è uguale a 4 pi greco r quadro dr. Quindi questo è la mia stima. La mia stima è che il delta volume è uguale a 4 pi greco ri quadro per delta ri. Quindi la mia povera. Eccolo qua. Quindi questo è il differenziale del volume iesimo e questo è quello che è della parte iesimo, della parte l'integrando, cioè quello che diventerà l'integrando, proprio. E uno deve solo organizzarsi qua, togliere dalla sommatoria tutto quello che è. Allora, fatemi non sbagliare, vediamo un attimo. Intanto portiamo fuori l'un mezzo, poi portiamo fuori facciamo le cose una alla volta. 1 su 4 pi greco questo al quadrato epsilon 0 al quadrato. Ho già fatto una parziale, penso che più di voi hanno già visto che il risultato viene. Quindi ho portato fuori questo, poi porto fuori q quadro, poi porto fuori questo 4 pi greco qua. E credo di aver preso tutto, giusto? Per la sommatoria di o ri sotto al quadrato, quindi vadrà al alla 1 su ri alla 4, facciamola, c'è un ri al quadrato sopra e un ri alla quarta sotto. Ho fatto tutto? Ho preso tutto? Quindi non ho fatto cancellazioni, ho portato fuori, adesso cancelliamo, quindi questo c'è. Questo è al quadrato, l'epsilon è al quadrato, la q al quadrato, questo 4 pi greco, ho preso tutto. Quindi questo 4 pi greco si mangia questo qua, questo si mangia quello. E d'accordo? Quindi ho, scriviamo qua, ho q quadro diviso, diciamo un mezzo. Poi ho 4 pi greco epsilon 0 e poi avrò il mio integrale che ovviamente questo qua mangia e quindi mi rimane 1 su r quadro in dr dal raggio della sfera all'infinito. È giusto? Questo quanto è? Cos'è questo? È meno 1 su x e dovrò valutarlo. Da r a infinito. Quando faccio così vuol dire che sto cercando di sbloccarmi, è un momento di... Avete notato in questi mesi? Io l'ho notato guardando i filmati. Cos'è che faccio? E questo cos'è? È 1 su x, giusto? Perché 1 su x meno 1 su infinito, questo ovviamente è una bestemmia matematica, però lo capiamo. E quindi questo è 1 su r, si intende? E vedete che questo è un mezzo q quadro diviso c, ok? Che era quello che voleva si dimostrare. Perché questo qua, un mezzo q quadro diviso c, può essere scritto come un mezzo q quadro. C cos'è? C è q diviso v o delta v, ok? Quindi vedete che questo è un mezzo. Tutto qua.
ah, non mi conviene fare questa posizione, mi conviene modificare quella, se no vado in un'altra posizione. Faccio questa qua, scusatemi. Quindi, qua uso che C è uguale a Q diviso V e quindi Q è uguale a CV. Quindi questo quadro lo scrivo come CV al quadrato diviso C e quindi questo è un mezzo a C. Va bene? Quindi abbiamo verificato stamattina che questa cosa qua, sia per la forma delle piastre condensatore a faccia parallele che alla sfera isolata, su due esempi di condensatori. Ve la sentiresti di fare da soli, perché lo chiederò all'orale, qual è il dimostrare che di nuovo che l'integrale di volume, ci siamo capiti, no? Di dimostrare questo con il cavo coassiale di cui ho parlato stamattina. Quindi dovete passare al vostro cavo coassiale, questo è il cavo coassiale, d'accordo, di un certo lunghezza L, e dov'è il campo elettrico? Il campo elettrico è nell'intercapedine, come abbiamo già cercato di discutere. Quindi, visto in sezione, se questo è l'elettrodo interno e questo è l'elettrodo esterno, il campo elettrico è così. Ok? Il campo elettrico è radiale qua, con simmetria cilindrica però. Quindi il campo elettrico qua dentro, come abbiamo visto già tempo fa, il campo elettrico qua dentro ha una dipendenza che è cos'è? È lambda, dove lambda è la densità di carica superficiale, la densità di carica lineare che ho distribuito su questo filo interno, su questo cilindro interno, è lambda, non si legge qua perché c'è, è lambda diviso 2 pi greco epsilon 0 r. Questo è il campo elettrico che è nell'intercapedine. Quindi calcolate un mezzo epsilon 0 modulo quadri è moltiplicato per il volume. Per l'intercapedine, come organizzerete il volume? Come i cilindri di prima, così, no? Non vi pare? È lo stesso conto, fatelo, vi fa bene. Allora, schermo, così vi faccio vedere che questa roba c'è. Allora, un paio di cose prima. Immagini, no, documenti. E prima devo tirare giù lo visto su PowerPoint, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere a voi, ma è solo per far vedere che molte delle cose che ho fatto sono qua, quindi se avete preso degli appunti schifosi o non riuscite a trovare con facilità sui libri che avete, questo è il PowerPoint. Io non lo faccio in dettaglio, solo velocemente far vedere il contenuto di questo PowerPoint. La versione di oggi mi è stata messa in rete, c'è un paio di slide in più rispetto a quelli che avevo l'altro giorno. Allora, questo è il SharePointing, come vedete è morto l'anno dell'inizio della prima guerra mondiale.
Allora, il teorema di analisi, no? Che dovete verificare, mi raccomando, durante l'orale, magari farò l'orale a 2 o 3 persone alla volta e a una persona gli metterò, guarda, tu stai sull'estremo sinistra della lavagna e col tuo verificami questo. Quello si metterà a lavorare mentre farò le domande agli altri. Potrei farlo su uno scritto, sappiatelo fare. Quindi questo è il teorema applicato all'elettromagnetismo, quindi vedete che i vari pezzi sono l'esercizio Faraday, l'esercizio di Ampère Maxwell, trasponendo e dividendo, ecco che salta fuori il famoso teorema di Poynting, ok? Questo è un teorema del magnetismo, vale sempre, eccolo qua, Sharp Poynting in forma locale e in forma differenziale, d'accordo? I tre pezzi. Questo è il pezzo di cui vi ho brevemente già parlato, cioè che la forza di Lorentz ci dice una cosa interessante, che il campo magnetico non fa lavoro, ok? E quindi non fa l'amore. Il campo magnetico non fa lavoro. Non cambia lo spin della particella. Quello che cambia, che fa lavoro è la parte elettrica. Quindi guardate con molta teorema dell'energia cinetica, vi ricordate? Se l'energia cinetica non cambia nel tempo, se c'è un prodotto, se la forza è perpendicolare alla velocità, cosa che è per la forza di magnetica, no? Perché la forza magnetica è sempre perpendicolare alla velocità, quindi la forza magnetica non fa lavoro, invece la parte elettrica per eccellenza farà lavoro, d'accordo? Allora, leggete con molta calma, vedete questo è il pezzo che abbiamo già discusso stamattina, e leggete con molta calma, forse questo merita essere visto. Supponete di avere nel volume, in un certo volume, in un certo istante, dei campi elettrici e magnetici. È una configurazione di cariche e correnti. Il campo elettromagnetico complessivo sposterà le cariche e le correnti. Perché fate rumore? Perché è scritto? Allora vado avanti e lo vedete voi. Leggete quello che è in rosso. Le cariche e le correnti sono essi stessi delle sorgenti di campo e quindi contribuiscono a creare i campi complessivi. Il campo risultante è il campo dovuto a sorgenti più il campo creato dalle particelle stesse che stanno rispondendo al campo delle sorgenti. In altre parole, la configurazione è corresponsabile del proprio cambiamento. Se avete 2 cariche e lasciate la presa, cambieranno la loro configurazione, no? Perché si respingono oppure si attraggono, ok? È banale questo. Quindi a partire da un certo istante il lavoro speso nell'intervallo a delta T per ridistribuire le cariche e le correnti in una nuova configurazione è dato da fate l'integrale, perché quel pezzo lassù è una potenza. Vabbè, non lo leggo, c'è questo, no? Quello che ho fatto stamattina, da dove viene, c'è questo, siete antipatici, quindi vado avanti, questo l'abbiamo appena fatto stamattina, questo è il caso cavo-coassiale, l'abbiamo appena fatto, significato del teorema di Poynting, non state zitti, quindi lo leggete da voi, questa è la situazione ragazzi, mi avete rotto gli 06. Leggete, queste cose le abbiamo fatte, il campo trasversale, il raggiamento, l'abbiamo fatto in classe, questo conto dell'increspatura non lo chiedo, ma guardate questo conto, perché alla fine c'è una formula che io vi chiedo, che è questa qua, dov'è? Eccola là! Che la potenza persa per il raggiamento, c'è quel segno meno, è la carica al quadrato, l'accelerazione al quadrato, diviso 6πε0 c al cubo. Quella formula ve lo chiedo. Se volete, se non siete bravi a imparare a memoria le cose, o diventa più facile quando avete un'idea da dove viene un conto, allora guardate la dimostrazione, d'accordo? Non ve lo chiedo, però la formula sì. Questa è una cosa che voglio dire, quindi state zitti per cortesia. Una particella elettrica accelerata perde energia di movimento, quantità di moto, momento della quantità di moto, manca la parola di moto qua, quindi dovrò mettere un'altra versione, direte, quantità di cosa? Di moto.
quando viene accelerata, la particella perde energia, cambierà la sua quantità di moto e cambia anche il momento della quantità di moto. In particolare, un oscillatore carico perde energia, avrete un'oscillazione smorzata. L'oscillatore carico è smorzato, e questa è la formula che vi ho detto, e c'è un esempio per un piccolo smorzamento, avete che l'accelerazione, questa è l'accelerazione di un oscillatore armonico, no? Quindi mettetelo qua e vedete che c'è una dipendenza alla quarta potenza. E in questa forma, non ve lo dico perché non ho tempo, c'è la spiegazione del perché quando il sole va giù abbiamo il sole che è arancione e rosso, e perché il cielo è blu. Invece il sole, quando lo vedete puntualmente in avanti, con i colori dei tramonti, questa forma qua racconta il colore del cielo, perché è blu, e perché poi avete il colore che avete durante un bel tramonto. Qualcuno di voi forse lo troverà su un libro, ma la spiegazione matematica è questa qua. Quindi abbiamo la propagazione di informazione, energia, ma anche di quantità di moto. Quindi quando c'è un'increspatura nel campo elettrico va energia, ma va anche quantità di moto e anche momento di quantità di moto. Ok? Questo è il disegnetto, leggete con calma. Questo merita di essere detto, l'ho detto all'altro gruppo ma non l'ho detto a voi. Due corpi materiali in interazione inducono l'uno nei confronti dell'altro accelerazioni antiparallele. Oh no! Guardate qua, pensateci un attimo, la carica 2 è questo signore qua, lui si sta spostando in questo istante in questa direzione, la carica 2 risente solo il campo elettrico creato dalla 1, la carica 1 risente sia del campo elettrico creato dalla 1 che, forse c'è un errore di stampa qua, creato dalla 2, tutte queste versioni in rete, ovviamente no, che questo è... Leggetelo e meditate, lo mettiamo in visualizzazione, dov'è? Questo ecco qua. In questo caso non ci sono due particelle, ma c'è un terzo attore, il campo elettromagnetico. Nella fisica di Newton, voi avevate l'interazione, diciamo, istantanea tra una particella e l'altra. Nell'elettromagnetismo, quando qualcosa avviene a uno, c'è impiega del tempo per l'informazione arrivare all'altra particella. Quindi se volete che la quantità di moto si conservi, dovete non solo considerare quello della particella e dell'altra particella, ma anche quello del campo. È questa roba qua che si conserva. Il campo porta via la quantità di moto che viene a mancare dalla prima e che la 2 non ha ancora acquisito. Pensateci un attimo. La quantità di moto delle particelle non è una costante, si conserva invece quella delle particelle più quello del campo. E quello del campo, ve lo dico, non lo chiederò, ma questo è cultura generale, quello del campo è questa roba qua. Guardate, questo qua è molto simile, è praticamente imparentato col vettore di Poynting. Questa è la quantità di moto per unità di volume, perché dovete integrare su un volume per avere una quantità di moto. È la quantità di moto per unità di volume del campo elettromagnetico. Il campo elettromagnetico esercita una pressione, c'è una quantità di moto che viene da questa increspatura del campo elettrico. E questa idea che, vediamo un attimo cosa ho scritto qua, un'onda elettromagnetica trasporta informazione, no? Fatto il segnale Morse, mamma butta la pasta, trasporta energia, quantità di moto, momento e quantità di moto. Questa è la quantità di moto per unità di volume. Questo è il momento di quantità di moto di tipo orbitale per unità di volume, cultura generale. Però l'idea che la luce fa pressione è un'idea che vogliono usare per fare una specie di veliero che navighi nel sistema solare, sospinto dalla pressione della luce che viene dal sole. Se voi avete una superficie sufficientemente grande che intercetta l'onda elettromagnetica emessa dal sole, verrà sospinto il veliero, e quindi voi, esattamente come una barca a vela, orientando la vela potete navigare a destra, a sinistra, e certe volte anche risalire la corrente se siete bravi. Il motivo col veliero, con la barca a vela, è per via della legge di Bernoulli, non funzionerebbe qua.
questo lo lascio leggere a voi. Un attimo, forse è il caso di guardarlo. Immaginate, questo è un volume, questo conto l'avevamo fatto tanto tempo fa, quando parlavamo del concetto di flusso di densità di corrente elettrica. Vi ricordate, avevamo una superficie e vi chiedevo, in un lasso di tempo, quale cariche passeranno dall'altra parte della superficie? Quelle che erano non troppo lontane, perché dovevo moltiplicare la loro velocità per il tempo, e quelle dove la velocità per l'intervallo di tempo era una distanza inferiore, riuscivano a passare attraverso la superficie. Vi ricordate quel conto? È lo stesso tipo di conto qua. Guardate un attimo. Questo è il vettore di pointing di un'onda piana. La mettete dentro, fate il conto, e l'abbiamo fatto l'altro giorno. Vabbè, questa è la quantità di moto per unità di volume. L'energia che sbuca attraverso la faccia di una faccia di area A in un intervallo di tempo T è tutta l'energia che sta dentro questo parallelepipedo, che è profondo quanto la velocità per il tempo che stiamo aspettando. Quindi l'energia che è sull'estremo inferiore in questo tempo delta T riesce a passare alla superficie. È esattamente lo stesso tipo di conto che abbiamo fatto per quale cariche passavano attraverso la superficie. Ok? Quindi quando uno fa il conto, l'energia, la quantità di energia che sbuca attraverso la faccia nell'intervallo delta T è questo conto qui, dove vedete, avete il flusso del vettore di pointing attraverso la superficie A per delta T. Quanta carica dov'è il cancellino? Lo vedete? Forse sulla lavagna? Forse per terra? Dov'è il cancellino? È sparito il cancellino. Più che adesso la prima parte. Eccola. La legge della conservazione dei cancellini. Non spariscono, si spostano. Se questa era la vostra superficie e questo è il vostro parallelepipedo, e qua c'è un portatore di carica con una densità di corrente J, quanta carica passava dall'altra parte? Quindi era la quantità di carica che passava, era J prodotto scalare A per delta T, cioè delta Q su delta T, che in ultima analisi è la corrente, è uguale a J prodotto scalare A, no? La corrente è il flusso della densità di corrente. Questa diventa energia. L'energia che passa è uguale a trascrivo questa formula nel nuovo linguaggio. La quantità di energia, quindi che simbolo usato per energia? La W, che non è proprio il più felice, mi accorgo adesso, perché W fa pensare ai watt, ma W sta per work. Quindi di nuovo guardate il PowerPoint e non perdetevi un bicchiere d'acqua. Quindi voglio trascrivere questa formula col linguaggio dell'energia. Invece di quanta carica è passata in un intervallo di tempo, scrivo quanta energia è passata in una quantità di tempo. Quanta energia nel senso inglese è l'intervallo di tempo per il flusso non di J attraverso A, ma di S attraverso A. Vedete che è la stessa formula. Matematicamente sta esprimendo lo stesso concetto. Avete un parallelepipedo e in un intervallo di tempo, questo parallelepipedo quanto profondo è? È V per delta T. Ovviamente nel contesto di un'onda elettromagnetica la V è la velocità della luce. Quindi avete un parallelepipedo che ha una faccia A e ha una profondità che è una velocità per un tempo. Quindi in questo intervallo di tempo tutto quello che è a sinistra passa a destra. Ok? In questa formula qua sto parlando di cariche che sono qua e che si sposteranno di qua. In questa formula sto parlando di un'energia che in un intervallo di tempo delta T si sposterà. Tutta l'energia in questo parallelepipedo va di là. In qual è la direzione? S. Quindi J è la densità di corrente di portatore di carica, S potete pensarla come la densità di corrente di energia.
ok? E dovete pensare alla fortissima analogia che c'è tra questa formula e questa qua. Quando questa qua l'avete capita, questa qui, come si dicono gli americani, is a piece of cake, è un pezzo di torta. Quando questa l'avete capita, questa è una, blippate questo suono, è una puttanata. Capite questo? Questo è una ovvia estensione o generalizzazione. Gli americani invece di dire puttanata dicono piece of cake, pezzo di torta. Guardate qua. Questa è l'energia attraverso la faccia di questo parallelepipedo. In base alla formula che ho dato qualche trasparenza fa, quella sulla quale il concetto dalla quale è basato questa specie di veliero, c'era questa formula qui, che è la quantità di moto per unità di volume, che viene dalla teoria di Maxwell, quindi non ve lo dimostro, è un dato che viene dalla teoria di Maxwell, è un dato classico. Quindi prendo questo, prendo nota, guardate come è fatto, P, questa è la quantità di moto per unità di volume, P è uguale a epsilon 0 e prodotto B, guardatelo. Adesso prendiamo il risultato di poco fa e vedete qui che questo qua può essere, qual è la quantità di moto che sbuca, e questa è la formula che può essere scritta così. Li confrontate questi due, se volete, e ottenete questa qui, che è la quantità di moto trasportata dall'onda è uguale all'energia trasportata dall'onda diviso C. Tutti e due vanno nella stessa direzione Z. E questa formula è estremamente importante, cioè viene dall'elettromagnetismo di Maxwell, è un risultato classico, è un risultato classico questo. Questo è un legame classico, gioca però un ruolo importantissimo alla fisica moderna. Questo chi è? È Beppe Grillo da giovane. Il fotone è un quanto di eccitazione. Del fotone forse avete sentito parlare, è un pezzo di nozionismo che secondo me dovreste sapere. Il fotone è un quanto di eccitazione del campo elettromagnetico. Di nuovo, la parola eccitazione è tecnica, non dovete mettervi a ridere. Trasporta grandezze cinematiche. Cosa? Energia, quantità di moto, momento e quantità di moto, sia di tipo orbitale che di tipo intrinseco, lo spin. Un esempio di momento e quantità di moto orbitale è la Terra che gira attorno al Sole. Si chiama momento e quantità di moto, prodotto R per P, orbitale, perché la Terra gira attorno al Sole. Ma la Terra ha un altro momento e quantità di moto, che è il fatto che gira sul proprio asse. Quello è chiamato momento e quantità di moto intrinseco. Quindi la rotazione della Terra attorno al proprio asse e in un certo senso il suo spin, la parola spin, alcuni di voi forse l'hanno sentito, in chimica non si riesce a capire la struttura degli atomi senza la parola spin, giusto? Principio di esclusione di Pauli, no? Gli elettroni sono come delle piccole trottole che girano se stesso, questo movimento, anche se il fenomeno quantistico è molto complicato descriverlo, cioè anzi qualcuno ha detto che nessuno capisce la meccanica quantistica, la matematica pensa per gli esseri umani, ma l'elettrone ha un momento e quantità di moto intrinseco, ma non potete pensarlo come il pianeta Terra che orbita su se stesso, purtroppo. Quindi, cosa stavo dicendo? L'energia è questo AND, il modulo della quantità di moto P di un fotone sono legati dalla relazione E uguale PC, E uguale P per C, è la stessa formula. E diviso C è uguale a P, E diviso C è uguale a P, E è uguale a PC. La relatività di questo signore generalizza la relazione. In generale l'energia e la quantità di moto di una particella è data da una relazione che si scrive così, dove questo M pedice 0 si chiama massa riposo. Questa formula è vale per le particelle che hanno massa riposo 0, perché se questo termine non ci fosse, se questo non ci fosse, difficile da oscurarlo, perché ovviamente la vedete sulla mia mano, avrei bisogno di qualcosa di verde qua. Sarebbe E uguale PC. Invece, quando la particella è dotata di quella cosa che si chiama massa di riposo, la formula non è questa. Questa vale per i fotoni, questa vale per qualcosa tipo l'elettrone, il protone. Il neutrino non hanno ancora capito se ha massa o no. Se avesse massa zero, avrebbe una relazione di questo tipo.
se ha massa diversa da 0 ha una relazione di questo tipo. Allora, questa relazione qua non lo do in programma, però merita dire qualcosa. Guardate qua. Questa è la relazione per una particella a massa riposo uguale diversa da 0. E pensate a un triangolo dove l'ipotenusa è l'energia. L'energia è fatta in due pezzi. L'energia di movimento, quella vecchia amica che è chiamata energia cinetica, e c'è un'energia m0c quadro che è l'energia di riposo. L'ipotenusa è l'ipotenusa al quadrato uguale alla base al quadrato più questo cateto al quadrato. Abbiamo diversi scenari, guardate nel quadro questo qua, non quello rosso a destra, per quella a sinistra per particelle che hanno massa diversa da zero. Avete rettangoli così, avete rettangoli così, avete rettangoli così, e avreste anche rettangoli dove questo è talmente alto che questa linea e queste linee sembrano parallele. Questo è il triangolino di una particella non relativistica. Questo ormai è relativistica perché? Perché questo cateto comincia a essere addirittura più importante di questo. Il rettangolo non relativistico è perché questo cateto è piccolo rispetto alla base. Questa è la base dove appare m0c quadro. Questa è chiamata l'energia di esistenza. Questa è l'energia di, in qualche modo, questa è la quantità di moto moltiplicato per c, e l'ipotenusa è la somma dell'energia di movimento più l'energia di resistenza. Quando il cateto dovuto alla quantità di moto è piccolo rispetto all'energia di resistenza, avete fisica non relativistica. Quando invece questo cateto è importante, vedete che è due volte questo qua, non vale più Newton. Questo è talmente lungo questo cateto, che è, ovviamente, quando è così lungo che non vi accorgete del parallelismo si dice ultra-relativistico. Un fotone non ha massa riposo, quindi questo triangolo collassa perché non ha un cateto, e quindi se volete l'ipotenusa è uguale a questo cateto, è uguale a pc. È una formulina molto carina, un disegno molto carino che i fisici usano spesso quando insegnano le robe ai propri studenti. Allora, qua è una cosa che invece voglio fare, perché questa domanda è una domanda negli scritti dati nel passato, e alcune persone non l'hanno saputo fare. Il contesto è questo. Per la fisica classica, intendo Maxwell, aggiungo Maxwell, continuate a leggere mentre io salvo e visualizzo. L'energia trasportata da un'onda elettromagnetica, M vuol dire elettromagnetica, è data dal quadrato dell'ampiezza del campo elettrico. Questa è l'energia che attraversa. Questo è una... forse dovrei scriverlo, sarà, adesso lo farò durante la pausa. Questi sono watt al metro quadro, devo scrivere qua, perché questo è il prodotto dell'energia dentro il volume, e quanta energia è passata attraverso, lo faccio adesso, questo si chiama l'intensità, e l'intensità sono watt al metro quadro, attenzione, sono joule al secondo al metro quadro, quindi per sapere quanta energia è passata devo moltiplicare per l'area attraverso la quale l'energia è passata. Questo coseno quadro, vedete che c'è questo pezzo qui, il coseno quadro oscilla tra 0 e 1, perché il coseno oscilla tra meno 1 e 1, e il coseno quadro oscilla tra 0 e 1. Quindi la dipendenza da frequenza non è utile, dovete pensarci, per la fisica classica l'energia media utile dipende solo dall'ampiezza del campo elettrico al quadrato, eccolo qua, non dalla frequenza. Quindi c'è una previsione classica, per ionizzare un atomo basta usare un'onda elettromagnetica di qualsiasi frequenza e aspettare abbastanza lungo, quanto il tempo necessario per accumulare l'energia netta necessaria per ionizzare l'atomo. Questa è la previsione classica. Invece se fate gli esperimenti non è vero questo. Alcuni di voi hanno sentito parlare dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico è che se voi mandate una luce, che so, rossa, ok, con una frequenza piccola,
non grande, quindi una lunghezza d'onda grande, su un metallo, non succede niente di particolare. Se invece su quel metallo mandate una luce con una frequenza molto elevata, sufficientemente alta, cominceranno a saltare fuori elettroni. Ed è il principio sulla quale funzionano molti quando il vostro garage sta per chiudere e c'è la fotoelettrica che voi mettete un piede, una gamba, una macchina, si interrompe il circuito e il garage non si chiude, anche gli ascensori qua funzionano così. Quindi legge d'esperimento è che per ionizzare servono onde con frequenza minima, d'accordo? Per frequenze troppo basse non succede niente, frequenze sufficientemente alte saltano fuori elettroni. Invece la previsione classica era che se voglio far saltare un elettrone, basta che io aspetti abbastanza lungo. E se voglio che succeda più rapidamente, per una data frequenza, mando un'ampiezza sufficientemente grande, perché questa è quanta energia sta incidendo su un'area per unità di tempo. Questi sono watt al metro quadro. Quindi quanta energia arriva al secondo dipende da quanto è grande il campo elettrico, non dipende dalla frequenza. Quindi io potrei mandare una luce rossa molto intensa e aspetto e salta fuori un elettrone. Voglio aspettare meno, mando un'onda sempre rossa con un'ampiezza più grande, aspetterò meno perché il flusso di energia è più alto, accumulerò l'energia necessaria per ionizzare l'atomo in un tempo minore. Questo è quello che Maxwell prevede, ma non succede, c'è un errore, c'è qualcosa che non va. L'altra cosa interessante è che l'atomo si ionizza senza alcun ritardo misurabile. Quando voi avete un'onda sufficientemente, con la frequenza sufficientemente alta e la mandate su un pezzo di metallo, elettroni saltano fuori subito, non dopo mezz'ora. Non è che lentamente il metallo accumula energia e finalmente salta fuori l'elettrone. Appena voi accendete il flusso di fotoni, saltano fuori elettroni. Non c'è un ritardo misurabile. Quindi le previsioni classiche sono assolutamente false. Servono lunghezze d'onde sufficientemente alte e l'elettrone salta fuori non dopo un tempo di accumulo, ma salta fuori in tempi che non si riescono a misurare. Quindi vorrei dire istantaneamente, ma capite che è un concetto misurabile questo. Questo è l'esercizio che io ho dato e delle persone l'hanno risolto. Leggetelo per cortesia. Potrei darlo a fine giugno. Prendetevi molto seriamente, leggetelo. Per staccare un elettrone da un atomo di potassio serve un'energia di 2,3 elettrovolt. Cos'è un elettrovolt? Subito. L'energia necessaria si chiama energia di ionizzazione. Fornite quella opportunamente e staccherete un elettrone. Si considera una sorgente puntiforme di luce di potenza 1 watt. È un atomo di potassio posto a distanza di un metro dalla sorgente. L'atomo accumula energia, questo è un ragionamento classico, accumula energia investito com'è dall'onda elettromagnetica, che è sferica, che emana dalla sorgente. Quanto tempo serve per accumulare l'energia necessaria alla ionizzazione? Si supponga che il raggio dell'atomo sia di un angstrom. Quindi ragionate come un fisico classico, in cui dice che da qua io sta uscendo energia. Per unità di tempo c'è un watt. Cosa vuol dire? Che c'è un joule al secondo che sta fuoriuscendo da questo punto. Quindi un joule al secondo è sta... Dovete immaginare se questo è la sorgente e questo è l'atomo di potassio. Questo è l'atomo di potassio. Immaginate una sfera di raggio un metro. Quanta energia sta fuoriuscendo da questa sfera al secondo? Un joule. Questa ha una sorgente di un watt. Vuol dire che da qua sta uscendo un joule al secondo. Quindi tutto questo joule al secondo sta attraversando questa superficie. Ma qual è la superficie? La superficie ha una superficie di 4 pi greco r quadro, d'accordo? Questa è la superficie che ha un raggio di un metro. E l'atomo di potassio è un piccolo oggetto qua di un angstrom, di cosa ho detto? Diametro o raggio? Di raggio un angstrom, che è una piccola frazione di tutta la superficie, non vi pare?
Quindi quell'atomo di idrogeno sta intercettando una piccolissima frazione di un joule al secondo. Un joule al secondo è l'energia che attraversa tutta la sferona. Quanta energia al secondo sta incidendo su questo piccolo bersaglio, che dovete pensarlo come un disco di raggio un angstrom? La frazione è utile per il calcolo del tempo che vi serve, non vi pare?